Era irritata perché rideva. Che vuole? Ride in faccia, c'è anche la faccia di ridere, ma abbia. E che ma devo piangere? Razzi, eh? Ha sentito il ragazzo? Ma lo sa, cara signora, che io sono 60 ascoltami, anni che lavora. Ascoltami, mi ascolti, zitto, taci. Un attimo, calma anche che lei. Detto, oh, calma. Ma che lo capisce? E se avrà una paresi se ride? Roberto, allora, fai la traduzione, Roberto. Loro. Allora, ci ridete in faccia. Ma allora, che razza ragazzi, di persone qua siete? Dicono una cosa. Imparate a vivere. Imparate allora, a vivere, vergognosi, ladri. Sì, sì, aspetti un attimo, signora. A un momento. Beh, mi sembra che si stia eccedendo. A questo punto io ritengo di dovervi lasciare. Mi spiace, ma eccedendo di che? Non siamo venuti qui a fare le vostre marionette. Non siamo venuti qui a fare la spalla. Queste una... sono marionette? No, questi in assolutamente. Piazza. Lo sa che ci sono 4.700.000 una... poveri? No, lei non può consentire. Non lo sa. Lei non può consentire in trasmissione che la signora chiami ladri me e Razzi. E lei gli risponda. Non risponde la signora a me né io a lei, risponderà lei in tribunale. Chi, lei la e la signora insieme. Lei che conduce e la signora che ci ha chiamato. Ah, perché lei le ha detto ladri, io rispondo in tribunale. Certamente, io. Certamente mi sembra che sia stata mandata in onda una ingiuria insostenibile. E io non avevo sentito che aveva detto che lei era ladro. Lei vuole un bilancio della sua trasmissione? Le faccio vedere tutte le minacce e le ingiurie che arrivano via Twitter. E perché è colpa mia? Non è colpa sua, ma è evidente. Ma stiamo scherzando, ma Rotondi evidente, o dice sul serio? È evidente, dico perché sul serio. Perché se no, Rotondi. Conto che l'Italia è quella. È quella lì, È quella lì. Io e lei si parla. O si rende conto, o lei vive in un altro pianeta. Con 5.000 euro. O ci imparate a parlare, a questa è l'Italia che ci state regalando voi. Ah, no, sì. Sulla luna. Arrivederci. Mi fa un piacere. Lei vive sulla luna. Ma roba da pazzi. Cari signore e signori. No, però non si può neanche dire. Insomma, nella